Ci siamo lasciati a Otranto e invece oggi siamo nel territorio di Melendugno e insieme percorreremo passo dopo passo le sue marine, partendo da Sant'Andrea per una nuova pagina di questo meraviglioso viaggio nella storia in riva al mare. Iniziamo da un paragrafo che è praticamente uguale a quello del faro di Punta Palacia. Qui sono al cospetto del faro di Torre Sant'Andrea, che un tempo era una sentinella in pietra. E stiamo parlando della torre del porto di Sant'Andrea. Per raccontarvi di questa signora in pietra abbiamo attraversato un tratto di costa veramente caratteristico e sorvolato un mare letteralmente cristallino, di un azzurro tutto particolare. È un tratto di costa, dicevamo, che lo accoglie ricchissimo dei famosi faraglioni. E proprio i faraglioni sono certamente l'elemento naturale che caratterizza questa località. Da molti sono considerati delle vere e proprie opere d'arte che la natura ha realizzato nel corso degli anni, grazie all'azione incessante delle acque del mare sulla roccia bianca. I più temerari durante il periodo estivo si esibiscono da queste spettacolari rocce in audaci tuffi. I più romantici ritengono particolarmente suggestivo il faraglione che ha la forma di un arco e che è stato appunto denominato Arco degli Innamorati. Contornato da una folta e rigogliosa pineta che arriva fino ai laghi Alimini, Sant'Andrea è un piccolo angolo di paradiso che regala un contatto unico con la natura, anche quella più selvaggia. Di Torre Sant'Andrea si sa in realtà ben poco, probabilmente però era una torre tipica del regno, come le vicine Torre dell'Orso e Torre Fiumicelli. Pare che fosse ancora in uso dalla guardia doganale nel 1842. Sarebbe stata poi rasa al suolo pochi decenni dopo. Adesso abbiamo raggiunto Torre dell'Orso, marina melendugnese che prende il nome proprio dalla sua guardiana in pietra. Eccola qui, edificata a picco sul mare con una visuale privilegiata su una splendida baia sabbiosa. Sull'origine del suo nome non vi sono molte certezze, ma ipotesi sì. Una, ad esempio, riguarda la conformazione della roccia che sovrasta questa signora in pietra, che secondo alcune leggende originariamente era assimilabile al profilo di un orso. Vi è poi una seconda ipotesi, per cui Torre dell'Orso deriverebbe da Urso, probabile cognome in antichità del proprietario di quest'agro. E una terza ipotesi invece riguarda il fatto che molte sentinelle in pietra fossero dedicate ai santi, per cui questa poteva essere originariamente Torre Sant'Orsola, diventata poi Torre dell'Orso. Per quanto riguarda la struttura della torre, danneggiata dall'erosione degli agenti atmosferici, ha subito un vistoso crollo nella parte alta, che ci permette di osservare la volta interna del piano agibile. Esistono però ancora tracce delle caditoie, originariamente tre per lato. Al di sotto della torre, nella tenera pietra del costone roccioso, si aprono diverse cavità, che costituiscono un sito rupestre frequentato sin dai tempi antichi. Bellissima, intrisa di storia, ma oggi tristemente ingabbiata per via del crollo della falesia. Questa è una di quelle pagine di storia che andrebbero rispolverate e coccolate realmente. Ma non ci sono solo distese di spiaggia e mare cristallino a Torre dell'Orso.
Guardando verso l'orizzonte, infatti, non si possono non scorgere loro, le due sorelle, ossia questi due enormi scogli che svettano nel mare e che per vicinanza sembrano proprio intente a confidarsi segreti intimi. E di fatto, la leggenda narra che in un'epoca lontana due giovani sorelle si recarono sulla scogliera di Torre dell'Orso per sfuggire alle fatiche del lavoro in campagna e trovare qui refrigerio. Una però si sporse troppo e cadde in mare. La sorella a quel punto si gettò in acqua per salvarla, ma purtroppo annegarono entrambe. A quel punto gli dei, mossi a compassione, trasformarono le due sorelle in scogli, donando loro la vita eterna. Nella zona ai piedi della torre sorgono poi anche le famose grotte di San Cristoforo, nelle quali vengono conservati dei graffiti di epoca primitiva. Quello che rende Torre dell'Orso un vero e proprio diamante naturalistico incastonato nella costa adriatica del Salento è una sua inconfondibile peculiarità. La spiaggia sembra essere una distesa infinita di pagliuzze dorate. Percorrendo la litoranea messapica delle terre del Salento, ossia questa antica strada carraia, sono arrivata al cospetto di Torre Roca Vecchia. Eccola lì, romanticamente sola soletta su quell'isolotto, immersa in un contesto ricco di storia e rinomato proprio per gli scavi archeologici e anche per la famosissima Grotta della Poesia. Si racconta che nel XIV secolo il conte Gualtiero di Brienne decise di edificare in questo luogo una cittadella fortificata, attratto proprio dalla sua posizione strategica, e la chiamò Roche, da cui appunto il nome Roca. Gli abitanti di Roca Vecchia, appunto, dopo l'assedio di Otranto del 1480, decisero però di fuggire dalla cittadella. In molti abbandonarono le abitazioni alla ricerca di luoghi più sicuri nell'entroterra. E infatti, quando la torre fu edificata nel 1568, la cittadella medievale era già abbandonata e in rovina. Con la sua struttura tronco piramidale a pianta quadrata, ospitava al piano terra una grande cisterna, un tempo utilizzata per la raccolta dell'acqua. Il materiale calcareo che la costituisce, come vedete, è fortemente deteriorato, ma un recente intervento di restauro ha, per fortuna, messo in sicurezza la struttura. Come avrete capito, la bellezza naturale a Roca si somma al fascino della storia di questo luogo incantato, un tempo anche fiorente città messapica. Per raccontare il valore inestimabile, storico e archeologico, partiamo allora dal mare, ossia dalle Grotte della Poesia. Dal greco posia, termine che indicava i luoghi in cui trovare acqua dolce, il nome, secondo alcuni, deriva da una sorgente oggi estinta. C'è poi una leggenda. Si narra che le limpide acque di questa piscina naturale fossero particolarmente apprezzate da una splendida principessa, che era solita immergersi suscitando l'ammirazione degli uomini che la guardavano. Tra di essi erano presenti poeti e cantori che, incantati da tanta bellezza, arrivarono a comporre magnifici versi per la fanciulla che nuotava. Sulle pareti delle cavità sono state rinvenute antichissime iscrizioni messapiche, anche greche e latine, che ne confermerebbero la consacrazione al dio Taotor. Non lontano dalle grotte, inoltre, si possono ammirare le vestigia di un sistema di mura di cinta risalente allo stesso periodo, i resti di un maniero a picco sul mare e poi il santuario della Madonna di Roca, risalente al XVII secolo.
quella che abbiamo ribattezzato la Litoranea Messapica, noi riprendiamo il nostro cammino. Vi aspettiamo venerdì prossimo, dove? A San Foca.